Nato veramente un grande effetto quello del San Paolo di stasera, con i soliti fumogeni che hanno ritardato di qualche minuto l'inizio della partita. Già al sesto Silenzi, liberato al tiro da un bel cross di Maratona, è una grande occasione, ma la sua girata termina a lato. Al sedicesimo cross di De Napoli, assist di testa, stiamo adesso per vedere appunto De Napoli che recupera il pallone. C'è questo recupero, un bel cross, assist di testa di Silenzi e bella conclusione di Baroni che sfiora il palo. Vediamo adesso ancora azioni d'attacco del Napoli che ha tenuto a lungo il pallino del gioco. Careca si libera in aria, Brockhauser, uno dei grandi protagonisti della serata, riesce ad anticiparlo impedendo il cross per Silenzi. Al 32esimo un colpo di testa di Silenzi su cross di Maradona sfiora il palo. E l'avvisaglia del gol che arriva 6 minuti dopo. Lo firma Baroni che raccoglie questo bel cross di Alemão e insacca con questo splendido diagonale. Ricordiamo che Baroni è stato l'autore della rete che ha dato al Napoli lo scudetto nell'ultima partita di campionato contro la Lazio e si è preso quindi anche la bella soddisfazione di siglare la prima rete della Coppa dei Campioni. Il Napoli a questo punto dilaga e dal 44esimo raddoppia. E Maradona a siglare una splendida rete in mezza rovesciata su cross di Careca. Una prodezza quella dell'argentino che vale la pena di rivedere al replay subito dopo aver visto la gioia stradipante di Diego che, ripetiamo, era in condizioni precarie prima dell'inizio della partita ed è stato invece ancora una volta protagonista. Ecco, vediamo questo stop e questa magnifica girata al volo sulla quale Brockhauser non può far nulla. Ancora immagini del grande protagonista della serata. La ripresa si apre con una occasionissima per Careca, ben imbeccato da Crippa di testa. Il brasiliano, che è apparso ancora una volta abbastanza opaco, conclude alto. Al 15esimo Maradona imbecca Silenzi con questo lancio, ma l'attaccante con una bella conclusione fa solo attraversare al pallone tutto lo specchio della porta senza che nessuno possa intervenire. Al 20esimo il Napoli è ancora vicinissimo alla terza rete. Il cross è di Maradona, il colpo di testa di Silenzi, la parata di Brockhauser, poi Careca fa un bel numero, ma Brockhauser riesce a salvare di piede. C'è poi ancora una grande occasione per Silenzi. Vediamo che Maradona riesce a imbeccare Careca che smarca Silenzi. Il pallonetto dell'attaccante viene respinto benissimo da Brockhauser, controlla Maradona che viene messo a terra da Keskes. Sembra rigore ma l'arbitro belga Goethals non lo accorda, non accorda il penalty che era apparso ai più nettissimo, come dimostra anche il replay. La terza rete del Napoli è però nell'aria, ritarda solo di 3 minuti. Va in gol ancora una volta Maradona, che approfitta dell'unica incertezza di Brockhauser su questo cross di Careca e lestissimo mette in rete. Una rete importantissima per il Napoli e per l'argentino. Infatti con questa rete Maradona supera Attila Sallustro nella graduatoria di tutti i tempi dei cannonieri del Napoli. Il San Paolo a questo punto è giustamente tutto per il suo idolo, lestissimo ad approfittare, come abbiamo visto, di questa occasione. A questo punto la partita sembra decisa, entrano Mauro e Venturin per far rifiatare Baroni e Silenzi ed i nuovi entrati si mettono in evidenza confezionando al 40esimo un'altra palla gol. Venturin, ben smarcato da Mauro, fa qualche passo e poi conclude molto bene di destro sfiorando il palo alla sinistra del portiere Magiaro. Ad un minuto dal termine si fa vivo anche l'Újpest. Con questa azione la squadra ungherese è apparsa per la verità abbastanza deludente. Su questa bella conclusione del centravanti Esgeni comunque si... Armando Maradona raggiunge e poi supererà il record di segnature del grande Sallustro, 108 gol. Lo fa con 2 reti semplicemente spettacolari. Quale, secondo Diego, l'Eurogol da proporre? Il primo perché è stato una grandissima palla di Antonio, lo stoppata. Non ho pensato 2 volte perché le dicevo a tutti quanti che se lo pensava sicuramente non mi buttava così. Questo 3-0 è naturalmente sufficiente per pensare di passare il turno. Tu ieri eri un po' preoccupato, adesso credo che... Adesso sono contento per la squadra perché la squadra ha reagito come la conosco io. È inutile che si parli di più, si fanno delle trasmissioni, si riempiono i giornali a parlare di questo Napoli,
per sicuramente non parlare di altre squadre che sicuramente sono meno forti del Napoli. Pigone, ma l'ha meravigliata Maradona dopo una settimana e mezza quasi di assenza dal campo, dall'allenamento, fare quelle cose che poi abbiamo visto fare? Ma io avevo previsto una grande prestazione di Diego, sicuramente il merito non è mio ma tutto suo, sia chiaro, e lui si esalta e riesce a superare anche le difficoltà più grandi in queste occasioni. Il calcio, dice Kovacs, può anche fornire una sorpresa nella partita di ritorno, ma tre gol con questa squadra credo che sia difficile da rimontare. Ma io credo che appunto nel calcio esistano tutte le possibilità del mondo. Quella prospettata da Kovacs mi sembra decisamente remota. E hanno dato da fare perché abbiamo faticato un po' per vincere questo 3-0. Sì, ma poteva finire anche 7-8-0. Alla fine, perché abbiamo fatto un bello pressing lì al secondo tempo e se Careca o Silenzi è riuscito a fare quello, a quelli gol, sicuramente che potevamo pescare di più. Di Baroni il gol che ha sbloccato il risultato. Praticamente era la prima partita ufficiale, quindi a parte quella di partita con la Juve. Niente, sono contento perché è un gol importante, c'era andato molto vicino prima e mi è arrivata una bella palla, l'ho messa giù molto bene e ho calciato con grande rabbia.